Bentornati fratelli di 4News e questa è la recensione di Just Dance 2015, il nuovo capitolo dance di casa Ubisoft. Allora, come vedete ragazzi, questa è la schermata principale dove voi potete selezionare la periferica di gioco. Abbiamo quest'anno ragazzi la novità su PlayStation 4 appunto, balla liberamente usando PlayStation Camera, come succede già dall'anno scorso con Kinect. Voi praticamente ragazzi siete in piedi davanti alla telecamera senza avere la scomodità del PlayStation Move e ballate tranquillamente. A mio avviso ragazzi è una periferica abbastanza fallimentare, in quanto iniziando la partita vi vede bene la sagoma del corpo e tutto, mentre invece capita spesso e volentieri, diciamo una volta su tre, che perde il segnale del vostro corpo e voi ballate a vuoto, cioè non vi vede più. E questa purtroppo per me è una cosa fallimentare, quindi un voto negativo per la PlayStation Camera. Poi vabbè, abbiamo il classico balla usando il controller di PlayStation Move, che è già anche dall'anno scorso in vigore, quindi sappiamo che basta tenere il microfonino, diciamo, chiamiamolo così, il gelato in mano e giocate. Poi abbiamo un'altra novità che è balla usando un dispositivo mobile. Che significa? Allora ragazzi, voi scaricando l'app di Just Dance 2015 sul vostro smartphone potrete usarlo appunto come PlayStation Move, come Move. Ed è una cosa ragazzi veramente veramente molto carina. Io ragazzi userò la PlayStation Camera perché ho già un altro pad in mano e vorrei evitare di avere 34.000 pad. Queste sono le canzoni. Allora, due parole sulle canzoni. Sono molto varie, molto belle, molto nuove, ma devo dire ragazzi che difficili, sono molto difficili. Quest'anno hanno messo delle canzoni che sono abbastanza difficili. Durante le canzoni c'è anche un cambio di visuale e quindi abbastanza scomodo per chi magari si concentra tanto sulla mano del giocatore, quindi deve focalizzarsi su un punto. E niente, poi abbiamo vabbè la dance card che ci tengo a farvi vedere. Questa è la mia, vedete appunto, Tuberanza il faraone, perché giustamente io sono un amante dell'Egitto e di tutta la sua cultura. Galleria video, è meglio non aprirla perché verrebbe da piangere. Poi abbiamo la collezione avatar, dove voi potete prendere appunto, ecco, sbloccare i vari avatar. Premix per continuare. Ok, quelli vanno tutti sbloccati. Questo qui possiamo sbloccarlo per esempio? Ah, vedi, dobbiamo ballare Christmas Tree per sbloccarlo, va bene. Poi vabbè, di qua abbiamo altre cose da sbloccare. Insomma ragazzi, sono veramente tanti divertenti. Vedete, questi si sbloccano con questi punti qui, che sinceramente adesso mi sfugge come si chiamano, però vabbè, non è importante. Allora, io adesso direi di andare a Let's Play, fratelli. Selezioniamo una canzone, vediamo quale possiamo fare. Una che mi piace, magari. Questa la farei, sinceramente, perché la cosa egiziana mi piace un botto. E questa, ragazzi, io penso che darei un voto positivo solo per la presenza di Let It Go di Disney Frozen. Veramente fantastica. Questa, ragazzi, è impossibile. Bellissima, ma impossibile. Allora, ragazzi, io farei Love Me Again. Come vedete, ragazzi, su questa canzone, questa settimana, o non so se questo mese, c'è il concorso Dance Remix, Community Remix. Voi dovete appunto registrare mentre giocate, vi mettete un po' strani, io l'ho fatto ieri sera, avevo una maschera e le scarpe al posto delle mani, una figata. E giocate, vai, quindi io stavolta lo balzerei, andrei direttamente alla canzone. Ecco, mi tiro indietro, faccio partire la facecam, eccomi qua, ecco, vedete come visualizza il mio corpo, vedete sono quello rosso. Però succede che, vedete, una parte della gamba non me la vede, mentre se io mi sposto più qua, passo di là. E questa è una cosa abbastanza scomoda. Va bene, siamo Jetsy. Io direi di andare su Just Dance. Per cortesia. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and young. Allora ragazzi, vedete che i movimenti sono molto 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 difficili. Io su questa canzone ieri sera ho fatto brutto. E poi potete immaginare la scomodità di giocare con le cuffie. Questo dovrebbe essere un gioco che vi permetta. Io ragazzi, sappiate che questo non è un modo per mettersi in ridicolo. No, mi sono perso.
Sì, vabbè, quando so fa questo, ragazzi, smetto di fare gameplay su YouTube e mi dedico al ballo. Che poi, ragazzi, io ho fatto caso che lui riesce a captare tutte e due le mani, mentre invece col Move voi avete una mano sola su cui concentrarvi. Qui con la camera dovrete concentrarvi su ben due mani. Ed è molto difficile, molto. Oltre che molto faticoso. Love Me Again, baby! E dai, tube! Dai, è così, due stelle, baby! Che poi, raga, ci sta anche la modalità sfida online, veramente panico. E poi c'è un'altra cosa che vi farò vedere. Oh yeah, baby! Bravo tube! Fratelli, adesso c'è una cosa veramente carina da far vedere. Ho fatto due stelle, minchia che merda. Ecco. Questa, ragazzi, è una cosa che io apprezzo veramente tantissimo. È una figata. Vedersi dopo è veramente una cosa spettacolare. Ma attenzione, perché c'è, vedi qui sopra questa specie di tutti i video? Voi potete vedere le altre persone che hanno condiviso il proprio video. E voi vi ci fate le matte risate, perché sono certi elementi. Tiè, guarda questi. Quella di destra ha vinto tutto praticamente. Veramente grandioso. Guardate come sgambetta. Questi ragazzi, questi l'ho visto ieri sera, sono veramente terribili. Si sono vestite apposta. Ed è veramente. Infatti io ho lasciato il mio like e glielo lascio anche adesso, perché incredibile. Veramente bravissimi. Insomma, fratelli, direi di andare avanti. Yeah, nuova versione. Ho sbloccato due versioni alternative su 9 di Happy. Trasendi di cantare come un crooner? No. Più tardi magari. E niente, fratelli, questa era la recensione di Just Dance. A mio parere è uno dei più difficili, anche se devo dire a malincuore che secondo me quelli precedenti erano fatti meglio. Quest'anno Ubisoft forse si è lasciata un po' troppo andare alla lisciarella. Però va bene, fratelli, non mi rimane che darvi l'appuntamento con la prossima recensione qui su 4News. Ciao!